Io ho pensato di scrivere, contrariamente alle mie prospettive che da sempre hanno escluso la possibilità che io scrivessi libri non strettamente giuridici, ho pensato che fosse il caso di informare, diciamo, i lettori della esperienza di chi guarda questi fenomeni con l'esperienza del magistrato ma anche con gli occhi del cittadino, quindi senza parlare delle mie attività in particolare, ma diciamo dato un giudizio tecnico ma non troppo, ecco, più un giudizio da cittadino che da magistrato. Quindi mi è sembrato che questa fosse un'opera di informazione forse giusta, forse utile, forse opportuna. Questo lo giudicheranno i lettori naturalmente. E i rapporti tra terrorismo e criminalità organizzata di tipo mafioso sono rapporti sul piano operativo. Il terrorismo si autofinanzia con attività tipicamente criminali, traffici di stupefacenti, traffici di armi, traffici di esseri umani, contrabbando di merci, riciclaggio, cioè tutte attività tipiche delle mafie transnazionali. Per cui possiamo dire che lo Stato islamico da un lato è, diciamo, sia pure, diciamo, autodefinitosi Stato, ma comunque ha un suo assetto, un suo ordinamento, un suo territorio, anche se in questo momento sta subendo colpi militari non da poco sul piano militare. Però al tempo stesso, diciamo, è una grande organizzazione terroristica internazionale, quindi come tale va combattuta sul piano del contrasto investigativo e giudiziario. Il terrorismo si contrasta innanzitutto sul piano politico, poi sul piano investigativo e giudiziario e ancora sul piano culturale. Tutti questi interventi debbono essere messi in campo insieme, ecco, non si può privilegiare l'uno o l'altra strada. Quindi unità sul piano politico, e certamente non giovano a queste unità le spinte disgregatrici che stanno attraversando anche l'Unione Europea, questo lo capiamo tutti. Oggi Mediterraneo Sociale presenta la Carta di Napoli, con la quale il terzo settore prende fortemente posizione contro le derive alla mafia capitale. Qual è l'antidoto contro... L'antidoto è la chiarezza delle leggi, che debbono essere sempre, diciamo, di carattere generale e non, diciamo, per servire scopi, diciamo, settoriali. Quindi chiarezza delle leggi, trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, tempestività dell'intervento giudiziario quando è necessario, certezza della pena, tutto quello che serve, insomma, a instaurare un clima di fiducia tra Stato e cittadini, che è alla base, diciamo, della prosperità democratica di un paese, secondo me. La Carta di Napoli, un documento, è una bozza, diciamo che è un piano, è una sorta di piattaforma di discussione che noi vogliamo aprire col terzo settore a Napoli. E a partire, appunto, ecco, diciamo, noi non vogliamo soffrire della sindrome di Grimilde, vogliamo cominciare a vedere dal nostro interno, appunto, nel terzo settore che cos'è che non va, perché noi non siamo casti e puri, e Roma Capitale lo ha dimostrato. Quindi i punti fondamentali della Carta di Napoli sono la nostra autonomia dai poteri, anche dai poteri di governo, la nostra indipendenza, la nostra capacità di autonomia, la nostra capacità di non chiedere bilateralmente, di non andare a contrattare in maniera separata ai tavoli, ma invece di chiedere regole certe e trasparenza per tutti. Il tema fondamentale della fiducia che ci deve essere tra i cittadini e lo Stato, ma quello che è interessante è che un uomo dello Stato come Roberti, un uomo delle istituzioni, ci dica che sicuramente è importante questo rapporto di fiducia, ma che lo Stato deve avere una parte fondamentale per guadagnarsi la fiducia dei cittadini, perché nelle incrinature è dove lo Stato latita, è dove lo Stato non c'è che si infiltra la criminalità e nello specifico le mafie, le camorre, le 'ndranghete. Quello che è fondamentale è fare appunto un'operazione di verità, da qui il nome del libro, appunto Il contrario della paura. Il contrario della paura per Roberti è la verità, il dovere di fare chiarezza, di andare alla radice dei fenomeni, di non dare letture semplicistiche, di capire le cause, perché solo così, quindi evitando di nascondere, di non guardarsi allo specchio, di girare la faccia dall'altra parte, quella che lui chiama appunto la sindrome di Grimilde, dalla favola di Biancaneve in cui la strega Grimilde non si guarda allo specchio per non guardare i suoi difetti, invece è fondamentale, appunto dice Roberti, avere la capacità di guardarsi allo specchio, perché solo capendo dove sono i punti deboli, le criticità, solo comprendendo i fenomeni si può trovare la via per affrontarli. Roberti dice: la lotta
alla criminalità organizzata che oggi passa anche per la lotta alla disoccupazione, alla dispersione scolastica e alle crescenti infiltrazioni dei capitali mafiosi nell'economia legale, ha bisogno di fatti, di leggi, di scelte strategiche sul mercato. Io penso che per fare lotta alle mafie e anche per innescare meccanismi di sviluppo c'è una priorità assoluta, che è quella di convincersi, guardate che è molto difficile fare, di convincersi che nei nostri territori la prima questione è intervenire sul sociale. Il welfare che dice: per fare lo sviluppo ci vuole il capitalismo sociale, però ci vogliono le scuole, la sanità. Il grande modello del welfare, diciamo, socialdemocratico europeo, e quindi in testa nostra c'è questo meccanismo. I bambini non vanno a scuola, peccato. I disabili non riusciamo a fare percorsi di inclusione sociale, peccato. Gli anziani li teniamo buttati senza tirarne fuori la ricchezza che possono avere per esperienze di socialità, peccato. Le comunità si disgregano, peccato. I ragazzi di 16 anni di Napoli, dei quartieri più difficili di Napoli, non riusciamo a dargli un'opportunità, peccato. Sono tutte cose giuste, nessuno dice che non sono giuste, nessuno dice che non sono importanti, ma tutti pensiamo che purtroppo arriveranno dopo che c'è la crescita economica. Questo è lo schema. Anche i ministri della Repubblica, quando dice: senti, ma c'è un anno, dobbiamo prima accumulare e poi possiamo intervenire. Allora, questo qui è un errore fatale. Fatale. Io stresso, sottolineo, lo stresso, il ragionamento di Roberto. Per battere le mafie ci vuole lo sviluppo. Al primo rigo, io non voglio più leggere le chiacchiere sui fondi strutturali, voglio leggere lotta alla dispersione scolastica. Punto. La carta di Napoli dice delle cose, ma cosa deve fare il terzo settore per stare dalla parte giusta, per stare dalla parte della verità, per praticare queste cose? Uno, lo dicevo prima, deve fare ricerca e formazione. Noi studiamo. Noi non abbiamo stato solo il procuratore per un atto di, diciamo, aristocrazia intellettuale. Noi perché lo studiamo. Lo studiamo, facciamo dei corsi di avvicinamento, come abbiamo studiato la TUC, il pensiero della differenza, le donne, gli economisti, come facciamo il master dell'economia civile con l'Università del Sangue. La prima cosa. La seconda cosa che deve fare un terzo settore serio, e qui di nuovo al Presidente Borgomeni, deve investire. Perché vedete questo parco mediterraneo, questo era un convento abbandonato nell'area vesuviana. Noi qui abbiamo investito 200.000 euro di soldi nostri, non c'è un denaro pubblico, basta andare sul sito di Banca Etica e si vede Mediterraneo Sociale, 160.000 euro per fare la riqualificazione di campi decorativi. Allora, il terzo settore che non investe, il terzo settore che non ci mette il cuore del imprenditore sociale, è un terzo settore che va per le prebende, perciò la mafia capitale va per le prebende, perché quella gente che non ha investito un denaro. Quindi quando andiamo a fare la relazione di missione, il bilancio sociale delle nostre attività, noi dobbiamo rendicontare che cosa abbiamo investito, cosa abbiamo fatto sulle formazioni, che cosa abbiamo investito. E l'ultima cosa, ho finito. Non dobbiamo chiedere favori. Ho pensato che potesse essere utile, ecco, dare un contributo a quella che io considero la vera forza della democrazia, cioè l'opinione pubblica. L'opinione pubblica è una realtà molto forte, molto importante, determinante per le democrazie. Mi chiedo, se la mafia è passata da un elemento che si contrapponeva allo Stato come antistato e lentamente ha assimilato e metabolizzato alcune fette istituzionali dello Stato, ora fare chiarezza e dire la verità è un elemento importante, ma se poi la filiera della verità e della chiarezza si interrompe laddove lo Stato ha le sue più alte funzioni, le sue più alte cariche, penso, non so, al tema della trattativa tra lo Stato e la mafia,
penso ad esempio alla questione delle intercettazioni telefoniche, senza voler polemizzare sul conflitto di attribuzioni scatenato all'epoca della presidenza di Napolitano. Dico, se lì, proprio lì che è il fulcro del nostro vivere civile, si interrompe la filiera della chiarezza, con quale verità ci dobbiamo confrontare poi noi tutti i giorni nel nostro lavoro? Grazie. Se la mafia è passata, ecco, dove si interrompe la filiera della chiarezza? La forza della mafia, delle mafie, è nel momento proprio, nei momenti in cui si interrompe la filiera della chiarezza. La forza della mafia non sono solo i mafiosi, sono anche le anime belle del garantismo, sono anche i cretini che si rendono intelligenti e dicono fesserie. La forza della mafia è tutto questo. Io non voglio dire, adesso tu fai degli esempi a trattativo, vedremo a trattativo, io nel libro di trattativo è un processo che si deve fare. Non credo che quella ipotesi criminosa, minaccia o violenza al corpo dello Stato, possa avere un concreto riconoscimento in una sentenza di condanna. Ma quel processo, poiché la verità storica ormai non può prescindere dalla verità giudiziaria, perché, e questa è una cosa in cui io credo, e lo dico a proposito del processo trattativo, è un processo inutile. Forse è inutile ai fini strettamente giudiziari, ma è necessario ai fini storici, perché la verità, lo statuto della verità, lo diceva Sant'Agostino, che prima di essere un gigante della patristica era stato un grande avvocato del Foro Romano, diceva Sant'Agostino, lo statuto della verità pretende l'accertamento giudiziario, pretende il rigore dell'accertamento giudiziario, le garanzie dell'accertamento giudiziario. Il collega Roberto Scarpinato, che è attuale procuratore generale di Palermo, si fa un bel libro in cui parla del lato osceno del potere. Il lato osceno del potere, che cos'è il lato osceno? Osceno viene da osceno, ma fuori scena. Il lato fuori scena del potere, ciò che non è conosciuto, che non è vedibile, che non è osservabile, che non è confessabile, è il lato osceno del potere. Le mafie sono state, lo dico senza rima di smentita, del resto lo dice mirabilmente Isaia Sales, le mafie sono state il lato osceno del potere legale. Quello che il potere legale non poteva fare, lo faceva fare alle mafie. E le mafie sono poste come servizi, ma fin dai tempi di Liborio Romano, fin dai tempi di Garibaldi a Napoli, fin dai tempi di Cutolo al servizio della liberazione di Cino Cirillo. Voglio sapere, quando si tratta che abbiamo lasciato le nostre terre perché siamo poveri, perché siamo affamati, invece abbiamo delle guerre in Africa che non sono conosciute di italiani, come per esempio io che vengo da un paese dove la guerra dura da 4 anni, una guerra prima politica e religiosa tra musulmani e cristiani, con l'appoggio di paesi come la Francia. Lei che è andato tante volte nell'Assemblea dell'Unione Europea, voglio sapere se i meccanismi di alcuni stati occidentali potenti, se si parla del loro modo di fare con abbiamo parlato della grande criminalità, di terrorismo, i multinazionali che sono in Africa, che danno le armi a alcuni gruppi ribelli in Africa, non lo so se si parla in là, e quindi voglio sapere se questa cosa si parla da Bruxelles. Grazie. Ma il tema dei migranti che io non ho toccato, perché non se ne parla di questi temi. Io quando vado a Bruxelles, io vado all'aria, all'aria ero già, perché vedo ambienti diciamo giudiziari sovranazionali, ma non credo che si parli approfonditamente, al di là delle verità comode, non si parla di questo tema. Il tema dei migranti è un tema gigantesco, è il tema dei rifugiati politici, si associa al tema dei rifugiati politici. Tu conosci l'articolo 10 della nostra Costituzione, sai che dice il terzo comma dell'articolo 10? Dice una cosa bellissima, meravigliosa e oggi utopistica. Dice che la Repubblica Italiana deve assicurare a tutti coloro, nessuno escluso, coloro
che vivono in paesi in cui non sono assicurati, assicurate le libertà democratiche che sono assicurate dalla nostra Costituzione, deve assicurare asilo politico. E quanti sono i rifugiati, quelli che vivono in paesi in cui non ci sono le condizioni di libertà che ci sono qui da noi e che noi dovremmo accogliere se arrivassero e si battessero la nostra Costituzione? Quanti sono? È chiaro, è un pochissimo, diciamo così, non possiamo accogliere. Dobbiamo però pretendere che tutti facciano la loro parte, tutti i paesi a cui questa umanità dolente e sofferente si rivolge, tutti i paesi devono fare la loro parte. E qui ci vorrebbe una grande sinergia, ci vorrebbe una grande armonia a livello di paesi, non solo, ma di tutti i paesi del mondo occidentale. C'è, non c'è. Si alzano muri, si alzano barriere, si accampano scuse. Si chiude la porta ai rifugiati, anche quelli che vengono, che non sono i migranti economici, che vengono diciamo, dai paesi in cui c'è la guerra, in cui c'è la fame, in cui c'è la fame, in cui c'è la miseria. Anche noi, gli italiani, siamo stati un tempo immigrati. Anche noi abbiamo bussato alle porte dell'America e siamo stati anche noi oggetto di discriminazione. Però poi abbiamo fatto prima la fortuna dell'America. Ecco, questo discorso vale oggi per i rifugiati. Però non vedo ancora sinceramente le elezioni politiche. Io faccio il magistrato, mi occupo di repressione dell'odioso traffico di esseri umani e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Su questo abbiamo fatto molto, adesso non ho tempo per dire quello che abbiamo fatto alla Procura Nazionale, ma credo che se oggi la missione Eunavfor Med, quella che gira per il Mediterraneo a recuperare dalla caccia ai favoreggiatori e ai trafficanti di esseri umani e che sequestra e arresta soggetti che trafficano di clandestini. Se è un amo formento, oggi chiede a noi della Procura Nazionale le linee guida operative su come comportarsi in assenza di una normativa sovranazionale adeguata. Quando per esempio ti trovi a operare in acque internazionali e devi fare degli arresti, devi fare sequestri, poi a chi ti rivolgi? A quale autorità giudiziaria ti rivolgi? Non c'è una disposizione normativa sovranazionale, con tutta la produzione che pure c'è stata a livello di Nazioni Unite, a livello di Europea, su questi temi. Nessuno ti dice a te operatore di filmare, quello che sta lì in acque internazionali a contrastare i trafficanti di esseri umani, che cosa deve fare una volta che ha proceduto all'arresto? Dove li deve portare? Sono cose minute, ma sulle quali poi si sconta l'efficacia. E allora siamo intervenuti noi, con un po' di conoscenza del diritto, un po' confrontandoci, un po' studiando, abbiamo dato delle linee guida, abbiamo detto come secondo noi si dovrebbero comportare, e loro sono tutti contenti. Vabbè, la Procura Nazionale. Poi sia una fesseria, una cosa giusta, è un po' secondaria. L'importante è che abbiamo dato una linea guida a come regolarsi quando stanno in mano.